Noi siamo la parte più bella dei Dax e gli Ultrasuoni, siamo qui a MV Radio a Monza per promuovere la nostra bella musica, le nostre belle facce, infatti ci vedete anche in video e soprattutto... Beh, facciamo un primo piano allora, insomma... E che belle facce, certo! E soprattutto la nostra performance di lunedì 24 al Pending Lips. Saremo al Maglio, a Sesto San Giovanni, insieme ad altre bravissime band. Votateci. Ma non è vero, voi siete più bravi. Ma noi siamo più belli, è quello che ci farà vincere sopra gli altri, esatto. Allora, una piccola chicca, come vi vestirete lunedì? Perché sono la posh, mi occupo di moda e voglio sapere un po' come... Tu avrai la maglia rosa? No, credo di stupire tutti, ma non posso anticipare. Ma ti dona, perché ti dona tanto, perché fa pandan con gli occhi blu, ma veramente. L'occhio zero. Devo mettere sugli occhiali da chiappa. Come sarà il vostro look? Non ci dite niente? No, non diamo anticipazioni, probabilmente... Qualcuno avrà la giacca. Sì, qualcuno avrà la giacca. Che continuerà a allacciare e slacciare. Le paillette qualcun altro, credo. Le paillette. Ci sarà anche Malgioglio che vi guarderà? No, hai svelato. L'ospite è stato. Ma intanto vogliamo salutare gli altri tre che non ci sono, perché voi in realtà siete cinque, esatto, baldi, sì, giovani. Esatto, però per portare a casa la pagnotta e pagare il disco qualcuno deve lavorare del gruppo. Quindi tre li abbiamo mandati a spaccarsi la schiena. Salutiamo il nostro bassista, il nostro chitarrista e il nostro pianista. Facciamo anche i nomi, dai. Li facciamo? Ma sì, dai. Va bene, dai. Salutiamo Francesco, Alessandro e Riccardo. Okay. Ciao, lavorate, mi raccomando. E questo è il backstage di Happy Hour. Non avete detto che siete su Happy Hour, però. Salutiamo Happy Hour. Soprattutto Veronica, che è tanto carina e dolce. Ciao Veronica. Okay. E ci siamo col backstage di Happy Hour. Facciamo un close up sugli occhi sempre di Alberto. Sembra una maniaca. Sguardo magnum. Sembra la maniaca della radio. Effetti, devo dire. No, avendo dagli ultracorpi. Sì. Non so alla fine dell'ora cosa succederà. Insomma, parlavi prima del balcone. Oggi hai pranzato sul balcone, è venuta fuori così l'argomento look dei cantanti. Esatto, sì, dell'artista in generale. In verità, era un discorso proprio di quelli lati. E l'artista, in verità, di base, cioè, se ne fotte un po' della moda, dello stile, dovrebbe dettarlo. Comunque, non dovrebbe troppo interessargli presentarsi anche con un bel maglioncione spesso di lana a maggio o a luglio. Bello sugoso. È bello sudare così in modo copioso. Sì, soprattutto per gli altri. Cosa ne pensi? Opina anche tu. No, io mi astengo dai maglioni marroni, io già il mio non li metto, quindi... Ripeto, hai la verve di Nosferatu. Ma ragazzi, quindi fatemi vedere, dov'è il vostro CD? Il vostro CD di esordio. Qua, guarda, c'ho anche quello chiuso, ecco, così non perdi pezzi. Guarda, ecco. Chiuso, con tanto di bollino SIAE. Le cose che penso adesso. E stiamo ascoltando la vostra canzone. Esatto, un pezzo delle cose che penso adesso, ok, c'è sempre tempo. Ma il tempo ricorre spesso nelle vostre canzoni? Come sì. Mai? È la maturità. La maturità che ti porta a rivedere la tua vita, a pensare... Puoi neanche più dire che incombe. Esatto. No, è un tema molto ricorrente soprattutto in questo disco, che è insomma un manifesto programmatico delle idee, del modo di vivere. Tu albergo. Ma anche albergo. Albergo, anche motel, ci stiamo allargando. Proprio di specchi. Hai qualcosa da opinare? Cosa vorresti fare che non hai ancora fatto? E che domandona, questa non so rispondere. Sono riuscita ad azzittirti finalmente. Non so proprio rispondere. Un altro figlio. No. Perché quanti figli hai? No, uno, appena. Ah, sì, complimenti. Sì. Ragazzi, quindi questo maledetto il tempo? Si parla del tempo che passa, dei rimpianti che spesso non sono così poi reali, soprattutto quando li si prova anni e anni dopo quello che è capitato, e insomma della massima per cui
quello che si fa è quello che si sceglie nell'epoca in cui la si fa e la si sceglie, per il momento è la cosa migliore perché si è scelto di farla. Quindi se a posteriori sembra una gran cagata. Non ho capito niente, ma io te la do per buona. C'è il podcast, no? Vabbè, certo. Dopo me la vado a studiare. E tu, Marco, invece col tempo che rapporto hai? Beh, ci frequentiamo ogni tanto. Sai che veramente sei simpatico come quelli della CIA quando ti vengono a chiedere i soldi. Lo sai. Allora, ragazzi, molto sinceramente, cosa ne pensate della musica che ha scelto Marco finora? Una merda. Perché la mia musica piace solo a me. Diciamo che non mi offendo. La voce della verità, Alberto. Tu non la sceglieresti mai. Ma diciamo di no, ecco, diciamo che posso apprezzare alcuni interpreti. Ecco, tipo questa. Tipo Shakira. Ma però l'altra parte, cioè non la parte cantante, ma la parte. Ma infatti l'interprete apprezza. La canzone, insomma, un po' meno. E tu, Dax, anche tu, poverino, stai sudando. Sì, sì, però vabbè, che sei tutto dobbiamo fare? Coperto. Bisogna stare al gioco, alla radio bisogna mica fare un po' il piacere di tutti gli ascoltatori, no? Ma quindi sapete quelle che ho messo in gobbe. Io infatti mi dissocio completamente dalle sue scelte perché no, non perché sono le mie. Ma nascosta, lei ha messo delle canzoni che erano fichissime, infatti erano belle e non piacevano a te. E quindi questa volta mi ribello io. Adesso posso dire, posso svelarlo che ha scelto lui, ha scelto Pitbull. Ah, c'è anche Gigi Doug dopo, perché se Gigi Doug mi fermo. Ma i vostri artisti che vi piacciono? Ma io parlo, io sono molto rock, quindi mi piace tutta la sezione di Seattle, quindi Nirvana, Soundgarden. Ah, vedi, insomma, che qualcosa di buono l'ho detto. Ci saranno il 20 di giugno qua a Milano. E tu invece, Dax? Ma io ascolto tutte le cose che non vanno in radio e la gente che non conosce nessuno, quindi... Dammi un nome, tipo... Ti dico Tim Minchin, andate a guardarlo, è un genio. Chi è? Da dove esce? No, è un pianista, cantante, autore, arrangiatore, un sacco di altre cose, australiano. E fa dei pezzi con dei testi veramente esilaranti. No, tac, scatta la tac. Stiamo parlando, Marco sta opinando e sta dicendo stronzate come al solito. Si stava informando, no, se poteva. Stiamo che centinaia se c'è figa o no, hai la avere 30 donne. No, guarda, io non ho problemi, ne ho una. E ti basta? No, sono a postissimo. Io ne ho uno, sono a posto, non quindi so. Siamo tutti a posto. Viva! Già. Sei minoranza. Ma ho letto che sta andando molto bene questa cosa del live in cuffia. Ne abbiamo fatti diversi, sì. Ne abbiamo fatti diversi. A breve ne avrete qualcuno? Guarda, adesso ci stiamo concentrando più che altro sul disco nuovo, quindi avremo il Pending Lips, lunedì 24 marzo, poi un altro paio di appuntamenti live dove insomma ci tenevamo a presenziare, dopodiché ci fermiamo definitivamente e ci concentriamo sul disco perché al primo di maggio entriamo in studio, quindi voglio dire, il tempo inizia a scarseggiare. Però Alberto, se arriva qualche richiesta, insomma, voi comunque non dite di no. No, certo, se arriva qualche richiesta noi cerchiamo di armi e bagagli. Ma non mi è mai capitato che qualcuno si lamentasse, tipo qualche vecchierella a bussare la porta, la polizia? No, la polizia no, in verità c'è la gabola. Il secondo live in cuffia in assoluto che abbiamo fatto, che era quello del nostro tour. Si può dire dove, in che città? A Milano, zona Porta Genova, la Claudia, che salutiamo, una delle nostre prime due padrone di casa, e è arrivata la signora, credo ultra settantenne, la vecchierella, forse ultra ottantenne, a lamentarsi nel pre-concerto, cioè quando, come stai, viva, bello, montiamo, Poi dopo abbiamo iniziato a suonare. Poverina, Era passata oppure. L'avete invitata, non l'avete invitata, è per quello che si è arrabbiata, Dax. È quello. Aveva finito le cuffie. Era troppo anziana per Alberto, se no l'avrebbe invitata. Ma lei aveva la parecchia. Non sono un geriatra. No. Sai, magari puoi fare il toy boy. Io non sono più di primo pelo, però voglio dire, insomma. Puoi fare sempre il toy boy, no? Ah,
No, come Marco. Toy sì, boy no. Toy o old man, com'è che... Visto che ormai si ragiona per categorie di non voglio boy, sapere niente, non voglio sapere niente che ci stanno rifacendo, poi mi vedono le nonne. Ah, già, assolutamente, io. Soprattutto sai qual è la prossima ricetta? Voi lo sapete? No. No. Neanche io. Ottimo. Quindi la inventerò al proprio al secondo. Anna tra l'arancia. Volete, anzi, vediamo se vogliono qualcosa, magari mi dicono così. Volete qualche cosa particolare? Qualcosa di veloce, ovviamente, no? Ah, una roba alla Parodi. Sì, niente. Tipo cotto e mangiato. Cotto e mangiato. Vediamo se... Ma non lo so, compri una pasta sfoglia, gli metti dentro quello che vuoi, la chiudi. Ma no, è troppo basic. Alla Parodi. Ho capito, ma è troppo basic. Ha fatto una fortuna sulla pasta sfoglia della Buitoni. Però intanto quanti libri ha scritto, piena di soldi, la faccia nostra. E della Buitoni. Della Buitoni. Quindi Marco non hai una ricetta? Vogliamo svelare così gli altarini? Ma perché io non ho bisogno di provarmi le ricette. Improvviso. I grandi chef improvvisano. Ma sei sempre... Non io è vero. Io apro i grandi chef, apro il frigorifero, vedo cosa c'è. Oh, un misto freak. No, non è vero. Sei solo un piccolo tronfio. Perché io ti becco sempre che guardi le ricette su Giallo Zafferano, le cerchi e le studi. È vero? No, assolutamente. Bugiardo. Sei bugiardo. Salutiamo anche Tore perché non siamo soli. C'è un altro ultracorpo di là. Sì, ultracorpo. Saluta. È tipicamente nata. Cioè, non vai a sentire la canzone, vai a vedere lo show che c'è intorno. Sì. Di chi? Di chi, Mark? Di Katy Perry. Sei andato a vederla? Certo, ma ho regalato i biglietti, come non andare a vederla? Eh beh, certo. Prossimo concerto a cui parteciperete, ragazzi? Ma After Hours, 25 marzo, quindi martedì. Dove? A Alcatraz. Tu, Dax? Sto a casa, non dormire. E tu canti le ninna, ma le canti le ninna e nanna alla tua cuffia? Sì, in cuffia. E si addormenta o strilla di più? No, strilla un sacco. C'è qualcosa però che... Però è presto, dai, stiamo ancora facendo il rodaggio. Ma quando è nata, scusa? 7 giorni fa. Il 10? No, di più. 12. È nata il 10. Guarda che chi ti sta guardando non è contenta che non ricordi la data. No, so quando è nata, fare i conti. Basta quei dire giorni, il giorno, faccio insomma. Fatica. È nata il 10. Il 10 marzo. Sì. Pesci. Pesci.